cavallo agricolo italiano da tiro pesante e rapido caratterizza da sempre l'attività della nostra azienda da diverse generazioni. Mio nonno ha iniziato l'allevamento di questa razza appunto negli anni 50-60 dopo la Seconda Guerra Mondiale per ottimizzare i lavori in agricoltura. Ovviamente quelli più leggeri, tipo la finaggione o comunque il trasporto di carri di foraggio, derrate alimentari o anche proprio il trasporto civile. E la storia della razza fondamentalmente prende avvio nei primi del Novecento, dove appunto la selezione era diciamo stata effettuata in particolare dall'incremento ippico di Ferrara, dove appunto sono stati effettuati i primi monitoraggi genetici. E poi dopo questo si è interrotto con il secondo conflitto mondiale, perché chiaramente la guerra aveva depauperato tutto quello che potessero essere le operazioni culturali della razza, ma poi c'è stata una netta ripresa fino a che poi appunto con l'avvio dell'associazione di razza si è appunto implementato l'allevamento, la diffusione non solo al nord Italia, quindi nelle stazioni di incremento ippico, ma anche al sud Italia, in particolare in Puglia, e poi un po' su tutto il territorio nazionale. Non è una razza diciamo molto diffusa, perché si contano circa 6.000 capi o poco più, però appunto le aziende come la nostra, quindi quelle che credono ancora nella valorizzazione di questo tipo di cavallo, soprattutto inserito in un contesto naturalistico e ambientale di un certo tipo da preservare, come i nostri boschi, come le nostre grandi estensioni di terreno anche scomode, perché purtroppo le zone montane risentono di particolari dislivelli, il cavallo permette di arrivare dove le macchine non arriverebbero, quindi anche per i lavori boschivi, per il trasporto, per le passeggiate in carrozza o anche a sella. Diciamo, questo è un cavallo particolarmente adeguato perché è forte ma anche gentile. È un cavallo che ha molta, molta mole, ma è anche appunto nevrile, quindi permette di apprezzare dei movimenti eleganti e non troppo diciamo pesanti nel suo essere, quindi è particolarmente adeguato per ogni tipo di persona di età. E fondamentalmente il mio essere qui è perché chiaramente il mio intento da giovane e appunto ultima generazione della famiglia Tedeschini è quello di restare nel territorio, perché ricordiamoci che siamo a Parrano, una piccola città slow, uno dei piccoli comuni dell'Umbria, e anzi ringraziamo Città Slow per questa opportunità di visibilità, ma soprattutto per trasmettere un messaggio che la resilienza di questi territori passa anche da questo tipo di attenzione, di implementare attività tradizionali ma rivolte verso il futuro, con una gestione rivolta non solo all'allevamento tradizionale ma soprattutto all'allevamento connesso al benessere animale, quindi con grandi estensioni di terreno e soprattutto con un equilibrio biologico fondamentale, perché infatti questo cavallo è definito anche sentinella nell'ambiente.